Ed eccola, ed è già pronta Polina Korobenikova. Lei tra l'altro aveva vinto proprio le preliminari ottenendo il punteggio di 109,73 presentando il free skating. È una patinatrice così elegante, Stefania, veramente incredibile. Anche lei ha scelto questa musica del compositore argentino Raul Di Blasio e dobbiamo andare a vedere, mi ricorda tantissimo me Carolina, la prima Carolina, guarda, non so perché vederla sul ghiaccio. Dici bene, è vero. Proprio molto longilinea, molto, molto alta, proprio come Carolina agli esordi. Adesso vediamo che si sta preparando e concentrando. Ieri ha avuto un attimo di defiance, probabilmente si è lasciata un po' condizionare dall'essere all'europeo e invece oggi speriamo che vada all'attacco. Stupendo, stupenda combinazione iniziale con un bellissimo triplo flip, triplo toe-loop. Bene, bellissimo anche il triplo Lutz. Un secondo triplo flip perfettamente eseguito. Un'altra combinazione triplo-triplo. E wow. T'ho detto, incredibile questo libero. Doppio axel triplo toe-loop, scusate. È un bel triplo loop per lei. E va anche il triplo salto, doppio toe-loop, combinazione a tre. E doppio axel. Naturale e leggera. Anche il pubblico gradisce questa bella trottola rovesciata. Ecco che si appresta ad eseguire i passi. Davvero. Eh sì, davvero un grande applauso per Polina Korobenikova. Lei
oggi era concentratissima dopo che ieri appunto aveva avuto un esordio negativo nello short program. Forse questa, essendo così concentrata, un po' ne ha perso della presentazione, perché io l'ho visto fare alla preliminary, lei veramente mi ha incantato. Io non sapevo obiettivamente chi fosse, ho detto mamma mia questa atleta, no? Perché poi in preliminary magari ogni tanto vedi anche delle atlete interessantissime. Assolutamente. Sono rimasta così a guardarla, sono andata anche proprio volontariamente a vederla anche nelle prove, nella practice rink, e lei era veramente incantevole. E poi ieri sono rimasta un po' male, però veramente è giovanissima. Siamo, non è facile, no, l'esordio. Oddio. Andiamola a riguardare, guarda Stefania. Ecco il rallenti, ecco questo era il triplo Lutz. Anche le trottole devo dire... Tutti, guarda, infatti fino a questo livelli. Momento che la giuria sta lavorando, ci sono tutti i GOI positivi. Il triplo salco. Guarda, ce n'era uno... Che... In particolare la prima combinazione era veramente sì, magistrale, da più uno senza dubbio, infatti... I giudici l'hanno riconosciuto, triplo flip, triplo tollo, con una naturalezza, una leggerezza, una scorrevolezza. Sì, proprio... guarda, incredibile. Poi sì. È elegantissima questa pattinatrice. Un'atleta completa, tra parentesi, perché si vede che è giovane, che può migliorare tanto, ma la base di partenza è di un livello altissimo. Peccato veramente per lo short di ieri, perché poteva essere un aspirante ai primi posti, e vediamo se magari ce la fa lo stesso con questo recuperone di oggi, questo libero pulito. Veramente splendido, lei è una pattina. Ovviamente che viene dal circuito junior dei Grand Prix, però signori che pattinatrice davvero, ha detto la sua oggi in questo campo di europeo senior. Allora aspettiamo il punteggio per Polina Korobenikova, dodicesima dopo lo short, ovviamente balza comando con 114,72, 63,57 per i technical elements e 51,15 per i components, il totale di 164,13. Senza alcun dubbio ha un distacco enorme dalla pattinatrice che adesso le è scivolata alle spalle, Natalia Popova, che ha 138,60.